quanto sono green le città abruzzesi. A questo quesito risponde Ecosistema Urbano 2024, il rapporto di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia, il Sole 24 Ore, arrivato alla sua 31esima edizione, che misura le performance delle città italiane con i focus sui capoluoghi della nostra regione. Teramo è tra le città più green d'Italia. L'Abruzzo vede Teramo posizionarsi in 20esima posizione rispetto alla classifica generale, quindi uno degli unici due capoluoghi del centro-sud che si trova nella parte alta della classifica, mentre vediamo Chieti alla 67esima posizione, Pescara alla 72esima e L'Aquila alla 75esima. Quindi mentre Pescara e L'Aquila guadagnano rispettivamente 3 e 10 posizioni, Chieti invece ne perde, intanto perché l'anno scorso la vedevamo posizionata al 51esimo posto. Quest'anno ha avuto molto peso il parametro sulla dispersione idrica, che vedi quindi Chieti e L'Aquila fortemente penalizzate, mentre vede fortemente premiata Teramo, che ha una delle performance migliori da questo punto di vista su scala nazionale. 20 parametri che attengono a 5 macro aree rilevanti sul piano ambientale: aria, acqua, rifiuti, ambiente in generale e mobilità. Le città in questo momento devono soprattutto dare risposta alla sfida dell'adattamento climatico. Da questo punto di vista, quindi, tra gli obiettivi di sostenibilità fondamentale, sicuramente la rigenerazione urbana, anche dal punto di vista della riqualificazione energetica, che deve quindi insistere non solo sugli edifici privati, ma anche e soprattutto sugli edifici pubblici, che devono fare da traino. Ancora quindi, appunto, la sfida delle reti di dispersione idrica, che danno risposta a un problema fondamentale come quello della siccità e degli eventi climatici estremi che sempre di più colpiscono il nostro territorio. Fondamentale ancora lavorare sulla mobilità sostenibile, grande carenza di tutti i capoluoghi della nostra regione, con poche infrastrutture ciclabili e ancora troppa poca offerta ed uso del trasporto pubblico.